tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day, ossia cosa mangio in un giorno, e siamo arrivati all'11° di questa serie di video che vi piacciono tanto, quindi mi raccomando continuate a mettermi tanti pollici in su. Iniziamo dalla colazione. Quando inizia a far freddo amo la mattina bere del tè caldo, lo preferisco nettamente al caffè, e quest'oggi ho deciso di preparare insieme al tè una piadina dolce, sì esattamente la piadina, che riscaldo leggermente in padella e la vado a farci con dello yogurt bianco, questo è biologico e l'ho comprato alla Lidl, e con della marmellata. Questa marmellata che vi sto per mostrare è pazzesca, si chiama De Gustibus ed è fatta con della fragola e banana, quindi sono degli accostamenti veramente molto originali, e si tratta di marmellata con 120% di frutta pura, senza coloranti, senza conservanti, senza pectina e senza acidificanti, quindi è completamente frutta, e ci sono degli abbinamenti pazzeschi come per esempio pesca e zenzero, oppure mela, pera e cannella, oppure composta acea. Insomma, vi consiglio di provarle, vi lascio nell'info box tutte le informazioni. Passiamo al pranzo. Oggi per pranzo ho deciso di preparare della pasta con pancetta e zucca, facilissima e veloce da preparare. Basta prima preparare la pancetta in una padella con pochissimo olio, anche zero se volete, perché tanto la pancetta caccia del grasso, insieme a un po' di cipolla. Dopodiché, una volta cotta la pancetta, toglietela e nella stessa padella andate a cuocere la zucca. Cuocete anche la pasta nel frattempo che la zucca si cuoce, e aggiungete la pasta cotta, ci aggiungete alla fine la pancetta che avete precedentemente cotto, ed è una pasta buonissima e super super veloce se andate di fretta. Ho deciso di preparare dei muesli al cioccolato, ossia delle barrette di muesli al cioccolato. Facilissimo da preparare se avete voglia di dolce. Sciogliete una barretta di cioccolato e all'interno ci andate a mettere i cereali o i muesli, quello che volete, oppure il riso soffiato, frutta secca. Io ho unito sia i muesli che la frutta secca. Mescolate bene e andate a mettere il composto all'interno di una teglia e lo mettete nel frigo, dopodiché vi ritroverete praticamente delle barrette vere e proprie, e immaginate queste barrette nel latte caldo, si scioglie tutta la cioccolata e i muesli diventano morbidi e sono buonissimi. Come cena ho deciso di preparare invece del tacchino impanato con dei cornflakes, sì, con i cereali. Basta praticamente tritare i cereali e impanare la carne che avete scelto, potete anche utilizzare per esempio del petto di pollo. Prima lo passate nella farina, poi nell'uovo e poi infine nel cornflakes, e lo mettete in forno a circa 200 gradi per circa 15 minuti, anche meno se la fettina è sottile, e viene un'impanatura croccantissima. Ci ho messo anche un po' di pepe. E questo è tutto, questo è quello che ho mangiato in un giorno, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su, lasciatemi un commento se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo presto in un prossimo, ciao!